Si mette all'aula il relatore La Russa, non ci sono interventi, dichiaro aperta la votazione. Casellato, Vico, Beni, Beni, Tidei, Tidei, Latronico, Latronico, Ciraci, Ciraci, chi altro? Nessun altro. Dichiaro chiusa la votazione. 162 favorevoli, 299 contrari, la Camera respinge. 1.107 Toninelli, parere contrario, Commissione. Matteo Bragantini. Matteo Bragantini e poi Cecconi. Grazie Presidente. Semplicemente per motivare i molti voti di astensione di molti di questi emendamenti. Molti di questi emendamenti vanno a restringere in modo sostanziale, chi più che meno, le competenze del Senato e dunque a nostro avviso questo è sbagliato perché si dovevano dare, a nostro avviso, altre competenze al Senato e fare ovviamente una riforma alla tedesca, dunque con un Senato veramente delle autonomie e dunque con vincolo di mandato, ma ridurre ancora le competenze del Senato a nostro avviso sarebbe assurdo perché a questo punto si dovrebbe per coerenza semplicemente abolirlo e così almeno si avrebbe veramente dei risparmi di tempo, di potenziali contenziosi, ma ridurre ancora le poche competenze che ha e con formule varie potrebbe creare ulteriori contenziosi. Per tutti questi motivi, molti di questi emendamenti, il gruppo Fare si astiene. Grazie. Cecconi. Grazie Presidente. Nella sua nuova formulazione, l'articolo 71 di questa riforma introduce al quarto comma una futura e alquanto incerta legge costituzionale, rinviandone poi la disciplina ad ancor più futura e ancor più incerta legge ordinaria bicamerale. Sui referendum popolari propositivi ed indirizzo, nonché di altre forme di consultazione popolare. Lo scopo di questo emendamento è quello di far sì che il nuovo Senato sia un organo consultivo per i cittadini che vogliono utilizzare questo nuovo canale di consultazione popolare. I cittadini che vorranno proporre i referendum popolari e propositivi per determinare le politiche pubbliche potranno chiedere al Senato la valutazione delle stesse.